Firmata questa mattina l'intesa istituzionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna per la bonifica e il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana dell'ex area militare denominata Arsenale di La Maddalena. Una giornata importante per una prospettiva di sviluppo che si era interrotta, una ferita che era rimasta aperta e dopo 10 anni rivede la luce. Abbiamo lavorato molto fin dall'inizio per risolvere una situazione che era sotto gli occhi di tutti e che era veramente inaccettabile. Abbiamo lavorato con grande spirito di collaborazione con il governo per trovare una soluzione che tecnicamente, ovviamente, come tutto in Italia, era tutt'altro che semplice, ma che è stata trovata passo per passo, problema per problema. E oggi siamo qui a riprendere la via del buon senso. Il buon senso è quello di avere un arsenale che deve diventare un attrattore internazionale per trainare uno sviluppo turistico internazionale, nautico, di un'area della Sardegna che ha una fortissima, chiarissima vocazione in quella direzione. Centinaia di milioni pubblici per creare lavoro, occupazione e benessere, un accordo importante col quale si dà una nuova prospettiva alla zona dell'Arsenale con un richiamo turistico di rilievo. Una buona notizia per la Sardegna, una buona notizia per l'Italia. Noi scommettiamo contemporaneamente su quella che nel mondo è la vocazione della Sardegna, alla bellezza, al turismo, alla compatibilità ambientale, e contemporaneamente scommettiamo sull'industria, sul futuro possibile dell'evoluzione dei grandi asset industriali dell'isola.